Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come velocizzare al meglio Windows 11 disattivando un bel po' di cosucce, disattivando proprio le cose che non ci servono quando usiamo Windows 11. Andiamo un attimo su questo logo di Windows, clicchiamoci sopra, tasto destro, sopra, sistema. Una volta andati sul sistema, ragazzi, cliccate due volte sul sistema qua sopra. Poi iniziamo prima ad andare su archiviazione e cominciamo prima ad eliminare tutti i file temporanei che non ci servono. Quindi, come potete vedere, già sono più di 2,40 GB su 166 GB usati. Quindi non mi basta che eliminare tutti questi file. Come potete vedere, capacità totale 3,70 GB. Se non vi fidate di questo numero, vi consiglio un'applicazione che vi permetterà di eliminare qualsiasi file temporaneo, proprio tanti 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 file. Ci ho fatto anche una guida, questa è la guida, la trovate in descrizione. E l'applicazione per cancellare tutti i file che non vi servono si chiama BleachBit. Ok? È BleachBit. E adesso faccio remove file. Ok, una volta rimosso tutti i file temporanei, ragazzi, passiamo oltre. Quindi andiamo un attimo su privacy e sicurezza e andiamo un attimo su generale. Ragazzi, qui, come potete vedere, c'è permettetemi di web di accedere all'elenco delle lingue per mostrarmi contenuti rilevanti per la mia area geografica. Sinceramente non ci serve, quindi in questo caso, per velocizzare un po' il sistema, disattiviamo tutti questi consigli che ci dà Windows. Disattivo tutto. Poi torniamo un attimo indietro e andiamo su comandi vocali, riconoscimento vocale online. Se in questo caso tu non usi proprio questo comando vocale ed è anche attivato, ragazzi, io vi consiglio proprio di disattivarlo perché non serve proprio. Quindi l'ha attivato, mettete disattivato. Torniamo indietro e andiamo un attimo su personalizzazione input pin. Questo è anche un passaggio molto importante perché se tu non stai usando un input penna attaccato al PC, a che ti serve questo pannello dizionario personalizzato per input penna e digitazione? Quindi attivato, disattivato. Io lo disattivo perché non mi serve. Scendiamo fino su feedback e diagnostica. In questo caso, dati diagnostica. Io lo lascerei così, però sinceramente io dovrei velocizzare il mio sistema operativo, quindi non mi serve fare questa diagnostica sul mio sistema, quindi io da attivato metto disattivato, quindi fatelo pure voi. Poi, una volta fatto, su autorizzazioni app, questo pure è un procedimento importante qua sotto, perché su percorso, la localizzazione, servizi di posizione, se state da PC fisso, la posizione, tutte cose così, quindi io vi consiglio proprio di disattivare tutto, disattivate anche questo. Su videocamera, se in questo caso state lavorando al PC e non state usando la videocamera, anzi avete una telecamera attaccata al PC però non la state usando, attivato, mettete disattivato. Se invece volete, quindi se state facendo un video con la vostra, avete messo la vostra faccia oppure state in diretta streaming, attivatelo e poi attivate la vostra videocamera. Ok? Poi torniamo un attimo indietro e fino a qua ci siamo. Poi andiamo un attimo su giochi, su Xbox Game Bar. Apri Xbox Game Bar. Se state giocando e non state usando Xbox, togliete questa spunta, quindi da attivato mettete disattivato. Poi andiamo un attimo sulle applicazioni, app che si avviano automaticamente all'accesso. Quindi, come potete vedere, il mio antivirus, quando avvio Windows, si attiva anche l'antivirus. Ho un'applicazione che non mi serve, quindi io la tolgo. Cortana non mi serve. Del Display Manager che mi permette di regolare al meglio il mio monitor. FX Sound serve a boostare il mio volume. Java lo tolgo perché Java non mi serve. Logitech Hub, l'applicazione Logitech. Mobi System Update per gli aggiornamenti forse. E su Vanga Try Notification Riot io metto da attivato disattivato, e la sicurezza di Windows io la tengo attiva. Non solo potete modificare queste applicazioni qua sopra, ma potete anche andare su gestione attività,
Andare un attimo, adesso è cambiato tutto qua su app di avvio e qui potete scegliere tutte le applicazioni che potete disabilitare e abilitare. Abilita, disabilita e così così. Torniamo un attimo indietro e dobbiamo un attimo fare una cosa molto più importante di queste applicazioni, anche se rimuovendo le applicazioni all'avvio e disattivando un paio di consigli che ci dà Windows, ci permetterà di velocizzare al meglio Windows. Torniamo un attimo indietro. Su app installate, io qui dovrei disinstallare un bel po' di applicazioni. Questi due programmi che mi servono. Questi mi servono: Adobe Premiere e Photoshop. Battlefield 4, questa è un'applicazione che una volta l'ho installata, poi la sono tenuta sul PC, quindi si installa. Ignoro. Esistono tutte queste applicazioni che non mi servono, c'è anche un gioco che io volevo tanto provare, l'ho scaricato su un sito. Lo disinstallo. È possibile trovare il file perché io avevo già rimosso la cartella senza fare disinstalla. Ci sono altre applicazioni tipo Disney Plus che io non uso, quindi posso anche disinstallarlo. È un'applicazione che mi ha dato direttamente Windows. Elden Ring, Fall Guys, 5M, Film e TV, Half-Life, tutte queste applicazioni benchmark. Il meteo pure può servirci. Microsoft Visual ne ho tantissimi, servono per forza per i miei programmi e giochi, se no hanno problemi con i driver. Nvidia, tutte queste applicazioni servono. Office Suite serve ad avviare anche i programmi PDF, disinstallo tutto, no, disinstallo, RAS lo tengo e niente di che. Poi c'è anche Xbox Game Bar, non serve che lo disinstallate, potete direttamente andare su giochi e disattivarlo, ok? E disattivarlo. Una volta fatto, ragazzi, chiudete questo pannello del sistema. Questa è l'applicazione BridgeBit che vi ho consigliato all'inizio. Andiamo a premere tasto Windows, il tasto Start, questo tasto Start sulla tastiera più R di Roma. SYSDM.CPL, fate ok. Andiamo un attimo su avanzate, prestazioni, quindi effetti visivi e pianificazione del processore, impostazioni, regola in modo da ottenere le prestazioni migliori, toglierà proprio qualsiasi cosa. Se faccio applica. Ora Windows si è un po' velocizzato in più, per esempio, guardate un po'. Avete visto? Tanto per diminuire un po' la RAM, la scheda video, il processore. Anche le scritte non c'hanno più le ombre dietro, le scritte del nome qua, quindi il contorno, l'ombra. Ma avendo un buon sistema io posso anche tenermi scelta automatica impostazioni migliori, faccio applica. Ed eccola qua. E faccio ok. E come ultimo passaggio, ragazzi, come ultimo passaggio è di rimuovere i file temporanei attraverso sempre tasto Windows più R, andare un attimo a scrivere percento temp percento, faccio avvia. Questa è la cartella di tutti i file temporanei che si sono accumulati nel tempo. Mi basta fare CTRL A e cancello tutto. Alcuni file non si possono eliminare perché sono aperti in Google Chrome. Se adesso chiudo Google Chrome posso rimuoverli, quindi faccio un attimo ignora per adesso. Si ignora tutto ed eccolo qua. Bene, e poi un'altra cosa, mi sono ricordato, vabbè, quello non era l'ultimo passaggio, però mi sono ricordato una cosa, di andare un attimo su servizi, andiamo un attimo su servizi, servizi,
scrivete servizi, togliamo alcuni servizi che non ci servono proprio, per esempio il, dove sta il fax, se non ci avete il fax vicino al PC che vi serve, quindi ci clicco sopra, tipo di avvio manuale, metto disabilitato, non mi serve. Oppure un altro servizio di nome Helper IP, su automatico metto disabilitato e faccio applica. Ed eccoli qua, i due servizi da rimuovere, da disabilitare, non da rimuovere. Quindi, se questo video vi è stato utilissimo, ragazzi, io vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi al canale. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!